È credenza popolare che i cari estinti, nella notte fra il primo e il 2 novembre, sono soliti portare ai bambini una calza piena di dolci casalinghi e di frutta secca stagionale, noci, castagne, arachidi, il tutto oggi sostituito da dolciumi vari acquistati in negozio. In passato si appendeva una comune calza dietro la porta al proprio letto, prima di andare a dormire per poi ritrovarla al mattino riempita di dolciumi per i bambini buoni o di solo carbone per i bambini cattivi. Oggi le calze sono spesso già preconfezionate, salvo rare eccezioni. L'Icicuot è ed era la pietanza tradizionale nella ricorrenza del 2 novembre. Quasi un rito propiziatorio, una cerimonia doverosa, sentita, seguita, un piatto sacrale, mitico e anche mistico. Gli ingredienti sono grani di bianghetta, ceci, cecerchio, fave messi a mollo in acqua salata un giorno prima e poi cotti in un capace tegame e serviti conditi con vino cuot o miele. È la pietanza dei morti con un chiaro significato simbolico: comprendere in un rituale sacro, comunitario, simbiotico, i bimbi, il grano tenero, la bianghetta, i giovani, le cicer, le giovinette, le cicerchie, femminile di cicer, e gli anziani, le fave, in una simbiosi simbolica che ricomponeva nel sacro rito la comunità tribale rinsaldandone i legami affettivi.